ragazze, bentornate! Spero che abbiate passato delle bellissime vacanze e adesso ritorno anch'io con un video proprio dedicato al ritorno a scuola. Per prima cosa prendo un correttore in crema compatto e copro tutti i rossori e brufoletti del viso e lo picchietto proprio con i polpastrelli. Successivamente vado a coprire le occhiaie che, tranne le più fortunate, abbiamo quasi tutte di prima mattina, e uso un correttore aranciato, lo applico proprio dal dosatore e poi lo picchietto bene con le dita per farlo assorbire. Per quanto riguarda la palpebra mobile, vado a uniformarla con un correttore fluido, potete usare anche lo stesso che avete utilizzato per il viso se non si tratta di un correttore molto pesante. E a questo punto passo al fondotinta. Sto utilizzando questo in polvere compatto della Neve Cosmetics, che è veramente un'ottima alternativa per l'estate, ma devo dire anche per la scuola, perché il risultato è molto naturale, ma è comunque coprente. E per renderlo ancora più coprente uso proprio il piumino, lo applico picchiettandolo in questo modo e solo successivamente vado a sfumarlo con il pennellone da cipria, perché ho notato che con questo correttore si spreca davvero tanto prodotto se si utilizza solo con il pennello da cipria e non viene nemmeno tanto coprente. Passiamo agli occhi. Prendo un ombretto color crema, lo applico sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno della palpebra mobile. Adesso, come ombretto, utilizzo la terra. In questo modo non uso tantissimi prodotti e ottimizzo i tempi. Lo applico nella piega dell'occhio con un pennellone grande da sfumatura. Non c'è bisogno di essere super precise, proprio per questo ho optato per questa opzione. L'importante è dare un po' di tridimensionalità all'occhio. Riprendo l'ombretto precedente e lo applico di nuovo sotto l'arcata sopraccigliare e poi nella palpebra mobile. Ora vado a delineare la rima dell'occhio con un ombretto nero. Faccio una sorta di eyeliner molto sfumato, perché proprio di prima mattina non ho la testa per mettermi l'eyeliner e non ho voglia di essere straprecisa. In questo modo faccio prima e il risultato è comunque bello e naturale. E infine applico il mascara. Se volete potete anche aprire lo sguardo con una matita color burro da applicare nella rima interna. Ora riprendo la terra che ho utilizzato sugli occhi, la applico sotto gli zigomi, ai lati della fronte, un po' sulla mascella e la sfumo bene sul collo. In questo modo do un tocco di vita al mio colorito cadaverico delle 8 del mattino. Solitamente non abbiamo mai un colorito molto sano. E sfumandolo sul collo elimino anche, diciamo, gli stacchi. E il risultato è più omogeneo. E ora la volta del blush, cosmetico immancabile di prima mattina, perché dà veramente un tocco di vita al nostro incarnato. Questo inoltre è di una marca molto economica, la NYX, ed è anche abbastanza valido per essere di una marca così economica. Lo potete acquistare penso online, adesso esiste anche in Italia, anche se mi sa che hanno aumentato un po' i prezzi rispetto all'estero. E dopo aver applicato il blush passo alle labbra. Io utilizzo un rossetto bifasico, questo qua è della MAC, ma ne esiste uno molto buono della Kiko che purtroppo non ho ancora avuto modo di provarlo, ma mi dicono che davvero la resa è ottima e costa anche poco. È un rossetto bifasico, quindi si applica prima la prima parte, si secca e dopo si passa o il lucida labbra o il gloss, o il lucida labbra o il balsamo per le labbra se volete stare un po' più naturali a scuola. E niente, questo è il risultato finale, spero che il look vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivermi al mio canale e seguirmi sui social network, quindi Facebook, Google+, Instagram, e assolutamente guardare i miei ultimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!